Lega Salvini in piazza Marina a Casamicciola, Vitale Pitone, un appuntamento importante per incontrare i cittadini, due appuntamenti elettorali, quello delle europee, quello casamicciolese. Partiamo prima dalle europee, una Lega che è in forte crescita. Sicuramente in forte crescita, è inutile dirlo, noi sosteniamo. Io in modo particolare qui a Casamicciola, Simona Savignoli, che è la nostra candidata alle europee, la portiamo sicuramente a spada tratta, convinti del risultato positivo. Per quanto riguarda invece qui a Casamicciola, diciamo, ci siamo organizzati oggi con questo stand che chiediamo ai nostri concittadini dei punti che possiamo integrare nel nostro, nella nostra, diciamo, dei punti da portare in amministrazione per il programma, anche se è un po' da definirsi, ma scioglierò la riserva nei prossimi giorni. Insieme a questa richiesta di invito ai cittadini a dare qualche punto da mettere nel nostro programma, oggi portiamo una petizione che è quella lì del caro biglietti agli scafi, perché ci siamo resi conto che noi residenti siamo stati un po', a mio avviso, maltrattati nel merito. È vero che negli anni precedenti si sono già molto interessati della problematica, ma oggi lo vogliamo fare con il nostro partito e quindi, avendo i riferimenti giusti, vogliamo portare effettivamente questa problematica a chi di competenza e con dei risultati soddisfacenti. Come questo, non, anche tanti altri che poi toccheremo logicamente man mano nel percorso della nostra attività, e quindi siamo molto fiduciosi del nostro lavoro che sul territorio si sta radicando in modo molto positivo. Vitale, siamo ancora nel periodo delle chiacchiere, nel senso che le liste si presenteranno la prossima settimana, ma che tipo di elezioni ti aspetti qui a Casamicciola e soprattutto dove vi collocate, ecco, nella partita delle elezioni casamicciolesi? Guarda, io, il mio obiettivo è quello di far e di trasmettere alle persone che bisogna credere nelle persone e nelle capacità che loro hanno. Il mio invito e il mio obiettivo è quello di far eliminare un qualcosa che si è radicato nel tempo e quindi il solito, non voglio dire contratto, ma quel contratto verbale che si fa tra il politico e il cittadino, dove io ti do e tu mi dai. Penso che è arrivato il momento di stopparlo e quindi portare a tutti i cittadini quello che si vuole fare, con le competenze e con i canali giusti che portano alla soluzione seria e non le chiacchiere normalmente che si fanno. Oggi noi siamo radicati bene, abbiamo iniziato con la Lega. E io mi faccio forte di questa mia posizione del partito per portare tutte le istanze dei nostri cittadini a chi di competenza e non dimentichiamo che il partito Lega è il primo partito a livello nazionale e quindi abbiamo tanto, diciamo, da poter portare ai nostri referenti per le soluzioni a divenire. Vitale, in conclusione anche una curiosità, si parla e si attende di capire se Giosi Ferrandino si presenterà o meno alle elezioni. Questo pensi potrebbe cambiare qualcosa sia per le elezioni in generale che per il vostro partito? Ma sicuramente ci sono delle divergenze molto sostanziali tra quello che rappresenta Giosi Ferrandino come Partito Democratico e io che rappresento, diciamo, la Lega. È sicuramente un politico affermato sul territorio, Giosi Ferrandino. Non so di preciso la sua intenzione fattiva, se effettivamente farà la lista o meno. Così si dice, sembra che lui, insomma, è orientata a farla. Sicuramente sfrutterà le posizioni delle persone che sono sempre state più vicino a lui, ma noi non dimordiamo dal nostro, diciamo, percorso a farsi. Quindi io mi impegnerò per quanto riguarda il mio gruppo che ho cercato di realizzare negli ultimi mesi e la cosa che posso sicuramente dire e che non saremo, saremo distanti perché io rappresento comunque un gruppo di centrodestra e quindi, diciamo, cozza con quello che è il partito di riferimento di Giosi Ferrandino. Ultimissima domanda, risposta flash.
ci aspettiamo una Lega che diciamo concorrerà da sola o si potrebbe pensare anche a qualche alleanza con altri candidati? Sono riservato in questo momento perché a ore probabilmente scioglieremo questa riserva. L'unica cosa possibile, diciamo, è che c'è la destra e qualche alleanza di centrodestra.